Chiesa o Riquelme? E se invece arrivasse Mattia Sulè? E facciamo calcio. E facciamo calcio. A parte le cavolate, vi chiedo scusa, diciamo, per questa intro un po' stupida, diciamo, per questo video. Ho voluto prendere spunto, diciamo, dal meme di questi giorni di Lele Adani per parlarvi degli ultimi aggiornamenti riguardo Mattia Sulè. Anche lui, come Chiesa, attaccante esterno attualmente in forza alla Juventus, e anche lui obiettivo per quanto riguarda il reparto offensivo giallorosso. Prima di dirvi gli ultimi aggiornamenti, volevo chiedervi di lasciare, se volete, un mi piace per supportarmi, un'iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto, e se volete seguirmi su tutti gli altri miei profili social vi lascio il link come sempre qua sotto in descrizione. Se volete poi che io continui nel limite del possibile a portarvi due video al giorno inerenti al calciomercato, fatemelo sapere ovviamente con i commenti, perché io li leggo sempre, quindi è il modo migliore per farmi capire che apprezzate questi contenuti e volete vederne sempre di più. L'attacco della Roma è un grandissimo punto interrogativo, sia per quanto riguarda il ruolo di centravanti che eventualmente quello degli esterni offensivi. Tanti giocatori sono partiti, alcuni non sono stati riscattati, alcuni sono al centro di voci di mercato, come per esempio El Shaarawy, che sembra essere diventato uno degli obiettivi della stessa Juve, tant'è che loro ci hanno proposto Kostić al suo posto, ma sembra che De Rossi non voglia assolutamente che il faraone possa partire, e sono d'accordo anch'io, almeno di fronte all'offerta di questo tipo. E a parte quei giocatori che potrebbero partire, tanti sono già andati via. Per l'attacco, Lukaku, Azmoun, Belotti e probabilmente anche Abraham. Diciamo che è una squadra ancora in via di definizione e tante cose devono essere sistemate, sia per quanto riguarda il ruolo di centravanti, ma in questo caso per quanto riguarda il ruolo degli esterni. E voglio collegare questi due, diciamo, queste due parti dell'attacco, perché possono essere unite, se così possiamo dire, da un unico comune denominatore: Paulo Dybala. Ma sta parlando di Sulè, che cavolo c'entra Dybala? Aspettate, vi spiego tutto. Sulè viene da una stagione straordinaria con la maglia del Frosinone, con 39 presenze, ben 11 gol e 3 assist, che purtroppo per i gialloblu non sono bastati per evitare la retrocessione del club, ma sicuramente Sulè si è confermato come un giocatore in rampa di lancio e tra i più promettenti attualmente in circolazione. Classe 2003, quindi ha ancora 21 anni, quindi può veramente crescere ancora di più e diventare un giocatore veramente importante anche in squadre più forti dello stesso Frosinone. Ovviamente lo dico con tutto il dovuto rispetto. Sulè è già da settimane accostato alla Roma. Non ricordo se ve ne parlai al tempo, ma comunque è già da un po' che circola il suo nome per quanto riguarda l'attacco, solo che dopo le prime voci, diciamo, di un mesetto fa, è stata una pista che si è un po' rallentata, anche magari per il, come si dice, il sorpasso di Chiesa tra le indiscrezioni, che ovviamente ha preso di più le prime pagine dei giornali e l'attenzione di tutti. È normale, guardando un po' Chiesa pensi, come nome almeno è lui quello che può essere più determinante, che può far vendere più giornali, quindi ci sta che abbia preso, diciamo, il sopravvento. Negli ultimi giorni però, anche per quello che ha scritto Fabrizio Romano, e io di lui mi fido ciecamente come penso tutti quanti voi quando si parla di calciomercato, sembra che la Roma sia interessata ancora in maniera forte per quanto riguarda Sulè, e addirittura, considerando anche un po' i tanti dubbi di Chiesa nel venire nella capitale, che stanno dando fastidio alla Roma, direi anche giustamente, perché comunque ci sta a pensarci un po', ma quando vedi che siamo l'unica squadra che è interessata dovresti farti qualche pensiero e capire magari quale può essere la tua destinazione. Io l'ho difeso dicendo che ci sta a pensarci, però fino a un certo punto anche la Roma non può stare dietro un giocatore in eterno. È chiaro che adesso Sulè, diciamo, diventa un obiettivo più percorribile per diversi motivi. In primis l'età più giovane, come detto, comunque ha 5-6 anni in meno di Chiesa, quindi comunque è ancora di più futuribile col passare degli anni. Puoi pensare, nell'eventualità magari di cederlo in futuro, dovesse far bene, di farci più milioni di quelli che tu spendi per acquistarlo. In secondo luogo, la volontà del giocatore. Io adesso non è che lo conosco personalmente, ma credo che Sulè sarebbe ben contento di arrivare alla Roma e avere un ruolo sicuramente più determinante di quello che magari potrebbe avere alla stessa Juve. E poi anche lo stipendio, perché Chiesa, comunque lo sappiamo, non sta rinnovando con la Juve anche per una questione economica. E tu comunque gli dovrai dare almeno 5 milioni e mezzo all'anno, che non sono pochi per un giocatore che comunque viene da una stagione abbastanza altalenante. Sulè, che viene comunque da una stagione positiva, essendo ancora giovane, non ti potrà mai chiedere 4-5 milioni all'anno, quindi potrebbe essere anche un risparmio dal punto di vista dello stipendio.
Non tanto a livello di cartellino però, perché giustamente, guardando appunto il potenziale, la Juve valuta il giocatore 25-30 milioni, un po' la stessa cifra che chiede per Chiesa, è solo che Chiesa complessivamente sarebbe un investimento molto più costoso, dato appunto l'esperienza in più e tutto quanto, comunque tu tra stipendi e tutto lo pagheresti tantissimo, cioè facciamoci un calcolo, magari spendi 20 milioni per il cartellino e va bene. Però poi gli stipendi ne dovrei dare, metti caso, 5,5 per 4 anni. Se lui rimanesse per quei 4 anni sarebbero 11 milioni per 2, 22 milioni più 20. Quindi sarebbe un investimento da quasi 45 milioni complessivi, che non è poco, capite il senso del discorso. Quindi già un Sulé che magari può essere un po' più rischioso a livello di esperienza, perché magari ci può essere anche la paura che abbia fatto bene questa stagione in una realtà che magari gli dava meno pressioni, andando alla Roma potrebbe trovare delle difficoltà rispetto magari a un Chiesa che sotto questo punto di vista può essere un po' più una certezza. Però diciamo che è un rischio che può essere migliore o peggiore a seconda dei punti di vista, perché se fa bene lo puoi rivendere a tanto di più di quanto l'hai acquistato, se va male purtroppo si tratterà di un investimento sbagliato e purtroppo sarà difficile riuscire a farci di più di quello che tu hai speso per portarlo qui a Roma, rispetto magari a un Chiesa che è più un usato sicuro, al netto comunque dei dubbi che ti può portare a livello di stipendio, perché lo devi per forza di cose pagare tanto. E qui ritorniamo al discorso di prima. Diciamo che ho fatto una cosa in stile Art Attack di Giovanni Muciaccia, quando lui magari all'inizio dei video di Neil, il grande artista, tirava fuori un oggetto e diceva: veniamo un po' se capirete dov'è che metterò questo oggetto, dov'è che metterà Neil questo oggetto. E diciamo che io vi ho detto Dybala prima e adesso vi faccio vedere dov'è che inserirò Dybala. Questione falso 9. C'è un dubbio per quanto riguarda Matias Sulé, di cui non vi ho parlato finora. Il giocatore tecnicamente è validissimo, veloce, tecnico, rapido, bravo anche a battere i calci di punizione, è un potenziale fuori classe, potenziale, adesso non sto dicendo per esaltarlo perché ha costato la Roma, potenzialmente può diventare un fuori classe e su questo penso che nessuno abbia dei dubbi. La questione è puramente di posizione. Sulé è un mancino e sappiamo bene che nella situazione attuale alla Roma servirebbe un esterno destro che giochi a sinistra, come può essere appunto Federico Chiesa alternandosi con El Shaarawy. A destra, con di piede mancino, attualmente è Dybala e Baldanzi, quindi la domanda sorge spontanea. Che cavolo prende a fare Sulé se gioca in un ruolo, dovrebbe giocare in un ruolo in cui ci sono già due giocatori? La prima cosa che uno può pensare è parte Dybala, il che ci potrebbe anche stare, non ci sono state nessuna offerta importante per lui, lui vuole restare a Roma, quindi non penso succederà, poi nel calcio non si sa mai. La seconda opzione però, che è la più stuzzicante e di cui vi ho già parlato in passato, è Dybala falso 9. Questa opzione porterebbe ad avere Sulé e Baldanzi a destra, come esterni mancini a tutta fascia, e Dybala al centro dell'attacco. Ancor di più questa soluzione è tanto intrigante, cioè stuzzica tanto l'appetito e la fantasia, ma si porta delle potenzialità clamorose, ma anche dei grandi rischi, perché potenzialmente un attacco con Dybala, Sulé, Baldanzi, El Shaarawy, bisogna vedere il centravanti e l'altro esterno, sarebbe tanta tanta roba potenzialmente parlando. Il problema però unicamente è legato alle possibilità fisiche di Dybala. Se Dybala fosse un giocatore completamente integro, a parte che non giocherebbe con noi, ma in secondo luogo costerebbe tanto di più e sarebbe una soluzione facilmente percorribile. Lui per me il falso 9 lo può fare per caratteristiche, chiaramente dovrai lavorare sul giocare il pallone palla a terra, difficilmente puoi fare cross lunghi per la testa di Dybala se dovesse essere lui al centro dell'attacco, però appunto il problema è appunto fisico, cioè il giocatore ti dà certezze? Secondo me no. Cioè Dybala tu puoi considerarlo un valore aggiunto, ma devi comunque avere dei giocatori forti nel loro ruolo. E Dybala falso 9 è una soluzione che tu puoi adottare, però sarebbe rischiosa, perché in primis, facendo così, tu fai l'investimento da quella parte, in attacco, se Dybala dovesse essere l'attaccante titolare, non puoi prendere una riserva di livello clamoroso, perché comunque nessun giocatore veramente forte ti viene a Roma a fare il panchinaro, a meno che non vengano da stagioni altalenanti, ma non credo che né Nesiri, né Sorloth, né chiunque di loro verrà a Roma per essere panchinaro, almeno di partenza, quindi comunque dovrà prendere un attaccante di media fascia. E se metti caso Dybala
come è successo spesso, dovesse non esserci per infortunio, devi mettere l'attaccante di medio livello lì davanti. Per questa è una soluzione rischiosa. Quindi io valuterei, nel senso, è un'idea che stuzzica, da quello che sto leggendo piace a De Rossi, però è comunque rischiosa. Cioè tu devi comunque fare un ragionamento anche a livello fisico. Il giocatore può rendere, mi dà sicurezze? Sì e no. Cioè con De Rossi comunque ha giocato tante partite, ne ha saltate solo non molte per lo stesso infortunio, quindi puoi provarci, sì, però è rischioso. E se dopo Dybala non dovesse esserci per tante partite, cosa che sicuramente ovviamente non ci auguriamo, diventa complicato. Quindi io Sulé è un giocatore che mi piace tanto, veramente sarei tanto tanto contento di vederlo alla Roma. Economicamente sarebbe più sostenibile, almeno a livello di stipendio, rispetto a Chiesa, ma sarebbe rischioso perché ovviamente o vendi Baldanzi, ma non ha senso, perché comunque l'investimento l'hai fatto e devi dargli valore, o metti Dybala a falso neve. Avere tre giocatori a destra e uno a sinistra mi sembra veramente assurdità, qualcosa come sarebbe assurdo metterli su un'altra fascia. Cioè io penso che nel 4-3-3 devono essere giocatori che giochino sulla fascia opposta al loro piede. Non voglio vedere Dybala a sinistra o Baldanzi o Sulé, sarebbe un po' troppo rischioso, almeno secondo me. Detto questo ragazzi, allora fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, non so perché mi è uscito in questo modo. Ci vediamo presto per un altro video, un saluto e sempre comunque Forza Roma. Ciao ragazzi!